Gentili telespettatori di Protagonisti, in occasione della Fiera Expo, giunta alla sua 11ª edizione, abbiamo incontrato qui nel parterre un'altra sua massima espressione artista, lo stilista Antonio Compagnone. Benvenuto. Grazie a tutti voi, tutti. Allora, questa fiera celebra quest'anno l'amore senza confini, dove sceglie le persone senza distinzione di sesso. La tua riflessione sociale? Riflessione sociale, noi siamo un paese democratico, quindi è giusto che ognuno viva la propria sessualità con i propri diritti. Questo è un messaggio forte che ha voluto dare questa fiera, e in particolar modo il mondo della moda. In un clima di recessione economica e di appiattimento culturale, dietro anche mancanza di valori, di ideali, oggi vedo i giovani che sono estremamente disorientati. Visione della famiglia, dietro al sogno, alla fiaba del matrimonio, no? Quanto dovrebbe essere supportata anche da voi stilisti? Deve essere supportata tanto, si devono creare degli stereotipi, diciamo così, per richiamare anche un pochettino gli antichi mestieri che sono un po' scomparsi da tempo. Bisognerebbe ripercorrere le strade che hanno dato vita al progresso economico del paese. C'è una stoffa che andrà per la maggiore per questo 2015? Io credo che questo 2015 è all'insegna della sobrietà, come avete visto Gianni sfilare con un mezzo tight che insomma ricorda dagli anni 30, il riproposto in versione ovviamente modificata ed aggiornata, ma credo che un tessuto per la maggiore sia sempre un tessuto prettamente italiano, quindi viva il Made in Italy, noi ci teniamo tanto, quindi sia la manodopera che i tessuti devono essere prettamente italiani. Appunto, le istituzioni quando dovrebbero essere vicino al polo dell'artigianato, al polo tessile? L'Italia dovrebbe fare una riflessione abbastanza importante sulla cosa, perché visto che sulla grande industria non è che andiamo molto bene, l'Italia si è sempre retta sulla piccola e media impresa, quindi dovrebbe incentivare ovviamente noi piccoli imprenditori a fare meglio, questo è poco ma sicuro. Lo stilista italiano che più in assoluto ha rappresentato il fashion, il Made in Italy nel mondo, chi è stato secondo lei? In assoluto Giorgio Armani, per noi è un idolo, è una persona da stimare sempre, quindi è nei nostri cuori, ovviamente ognuno si è creato uno stereotipo nell'immagine di Giorgio Armani. Questo... Grazie di tutto. Gentili telespettatori dei Protagonisti, siamo in compagnia del direttore artistico della Fiera Expo, giunta alla sua 11ª edizione, a cui devo fare un plauso personale, uno di natura solidale perché è stata dedicata all'eccidio tragico parigino, dove si manifestava la libertà di stampa di Charlie Hebdo, e poi soprattutto un altro plauso comunicativo forte, che solo una personalità temperamentale come la tua poteva riuscirci. Un amore senza confini dove celebra le persone senza distinzioni di sesso. Guarda, io sono molto contento di questa tua domanda, perché per noi è stato fondamentale quest'anno aprire le porte a tutti coloro che vogliono coronare il giorno più bello della loro vita. Noi senza distinzione di sesso, di razza, e penso che nel 2015 sia necessaria questa cosa. L'abbiamo fatta noi, spero tantissimo che altri nostri colleghi lo facciano, perché è un diritto proprio civile e democratico di ognuno di noi potersi sposare. La dedica a Charlie Hebdo era quasi doverosa, diciamo. Io sono per la libertà di stampa e per la libertà soprattutto di pensiero, e per me è stato importante dedicare questo evento, purtroppo che è successo un paio di giorni prima del nostro, e abbiamo aperto anche ieri sera con un altro saluto a Pino Daniele, uno dei più grandi cantautori secondo me che abbiamo avuto in questi ultimi anni, ed è fondamentale ricordarlo sempre. Ogni sera apriremo lo spettacolo con una canzone di Pino Daniele. Che poi devo dirti che oggi è scomparso un altro maestro, Francesco Rosi, noto regista.
Quanto è importante, soprattutto abbiamo detto, una fiera degli sposi ricercati in ogni dettaglio, tutto quello che fa matrimonio è da celebrare, poi adesso sì. Anche l'ideatore e organizzatore Piantedosi è uno che certo. È cavilloso. No? È molto cavilloso, poi Fabio Piantedosi è un esperto del wedding, organizza fiere da tantissimi anni e lo fa veramente con maestria. E questa fiera è una piccola bomboniera, come io la descrivo sempre, perché c'è di tutto e c'è l'offerta per tutti quanti. Per tutti gli sposi, gay, etero, senza distinzione, se venite qui trovate il vostro abito perfetto, trovate la vostra macchina, il vostro servizio fotografico ed è una piccola realtà che cresce sempre di più ogni anno, siamo giunti alla 11ª edizione e spero che ce ne siano veramente ancora tante. Un'altra cosa simpatica, mi ha colpito un workshop sul cooking, no? Sì. Tutto quello che è il cibo, le pietanze, la preparazione, come dire, i dettagli devono sempre trionfare. Assolutamente sì, poi su questa scia di questi nuovi programmi dedicati al food, no? E noi abbiamo voluto inserire all'interno della manifestazione un workshop per chi volesse imparare a fare il finger food, ma anche un workshop per il cake design. Poi la tua maestria artistica, quella lì che sta sempre al di sopra di tutto. Siamo per iniziare lo spettacolo, tu mi vuoi bene e mi conosci da tanto tempo, quindi sei sempre carino con me. Quest'anno c'è la Rodriguez a far trionfare i sogni un po' di tutti, no? Quest'anno c'è l'evento Vanitas, che comunque chiuderà la nostra kermesse il 18 gennaio con un bellissimo show. Come tutti quelli che comunque hanno preceduto l'evento Vanitas e continueranno la nostra kermesse. Ieri sera abbiamo aperto la passerella con il matrimonio gay, con Mattia Pisano che ha portato un bellissimo spettacolo. Stasera ci sarà Francesco Arena, continueremo con Anna Guerrini e la sua testimonial Vladimir Lussuria, che è la madrina per eccellenza del mondo LGBT, e poi chiudiamo con Vanitas. Parafrasando un po' la mia trasmissione, i protagonisti, che chi ci sta guardando e chi verrà a trovarvi, siano protagonisti in maniera perenne, no? Dentro e fuori quella che è la loro anima. I nostri protagonisti sono le persone che vengono alla fiera, non sono i testimonial, non sono i partner, non siamo noi, sono loro che comunque scelgono di seguirci ogni anno e di venire a questa fiera. Ma adesso l'anima di un artista e il successo di un imprenditore è sempre il pubblico. E certo, sempre il pubblico è veramente solenne. Grazie caro. Grazie a te.